Il documentario si apre immediatamente con le parole di Hillary sulla separazione, tanto da far capire come sarà questo docufilm. E quindi ci sono le parole della mamma che dice ha sofferto tanto e delle sorelle, sembrava impossibile che si separassero. Poi Hillary dice è la prima volta che parlo di tutto questo, c'è bisogno di fare chiarezza, sono abituata a notizie false per uno scoop o un like, ora dico la mia verità. Sempre allegro, non mi ricordo grandi litigate. Facevamo anche sesso regolarmente, forse anche più di una coppia che sta insieme da 20 anni. Poi, dai primi di novembre del 2021, i nostri incontri diventano sporadici. Francesco diventa schivo, diverso, arrabbiato. Poi, dopo qualche giorno, ho chiesto, ma non mi dava risposte. Inizio a percepire che ce l'avesse con me, ma non me lo dice. E quindi facevo delle domande, ma lui dà risposte vaghe, confuse. Intanto passa un altro mese. Andiamo a cena a fine gennaio con Alessia, il marito ed altre coppie. A un certo punto Francesco ci chiama, a me e Alessia, e lui mi dice: "Dammi il telefono". Va su Instagram, mette il profilo di un ragazzo e ci chiede se lo conosciamo. Noi gli diciamo di sì, ma neghiamo di averlo mai incontrato. Avevamo capito che era incazzato. Tra amiche abbiamo fatto le cretine, ci incuriosiva questo ragazzo. È durato tutto pochi secondi, lui sapeva che lo avevamo incontrato, era nero e da lì un disastro. Ripeteva in continuazione la data dell'11 ottobre, il giorno in cui aveva letto i messaggi. Lì capisco che lui aveva controllato il telefono e aveva trovato uno scambio di messaggi tra lui e Alessia per un caffè. Ilari a questo punto legge i messaggi con tanto di vocali. C'è un messaggio che manda in bestia Totti perché il ragazzo ad un certo punto scrive nei messaggi, ma protetto? Quindi lascia immaginare che potrebbe esserci un rapporto sessuale con loro. Hillary racconta che sono andate a casa di questo ragazzo per un caffè di 40 minuti a Milano, ma che non è successo nulla. Io, dice, tutto pensavo tranne che lui mi rivelasse questa cosa. Capisco la scoperta, ma in 20 anni io non l'avevo mai fatto dubitare, non mi ha trovato a scopare con un altro, visto che sono sempre stata io a dover difendere te anche ai tempi di Corona. E così lui dice, Hillary mi risponde, io non so come hai fatto, io non sono bravo come te. Avevo i sensi di colpa, continua Hillary, e piange a questo punto. Mentre lui diceva che era colpa mia, che avevo rovinato tutto, che era morto dentro, per colpa mia. Mi sono messa nei suoi panni e quasi lo giustificavo, lo capivo, perché ci parlavo, affrontavo questo problema e lui non si muoveva dalla sua posizione. A questo punto Hillary cerca i fazzoletti perché sta piangendo calde lacrime. Rivela poi cosa l'abbia fatta innamorare. Gli piace fare cose semplici, come me, frequentare le stesse persone. Francesco è una persona umile. Io l'ho sposato per amore, non per soldi. Non ho mai seguito il calcio, anzi, non ci capisco niente e mi annoia. Racconta così gli inizi della loro storia, di quando si sono conosciuti e incontrati in un pub. Da parte mia non è stato un colpo di fulmine, ma non volevo essere un numero per lui. Mi invita al derby per convincermi, stava preparando la maglietta a 6 unica. I suoi amici mi prendono per farmi vedere la maglietta e insomma l'avete visto tutti. Hillary mostra a casa la maglietta originale e dice: è strano che è partito tutto da qui, ma non so se questa maglia mi appartiene più. Poi Hillary racconta gli anni in cui Totti lascia il calcio. È difficile stare accanto ad una persona che sta attraversando un periodo così buio. Credo che quando vivi quell'adrenalina lì, poi è difficile pensare che non ci saranno più. È il destino di tutti gli sportivi. La sera prima dell'addio siamo andati in giro per Roma in motorino, abbiamo preso un gelato con i nostri amici. Non riuscivo a dormire. E qui Hillary piange nuovamente, si commuove e dice: nei giorni successivi lui sul divano guardava in loop l'addio. Hillary continua a piangere, non so se abbia mai davvero accettato tutto questo. Fino a quel momento è stato il periodo più difficile per la nostra storia. Si torna a parlare dell'inizio della separazione. Dice: lui mi faceva sentire in colpa. A febbraio però esce la notizia
su tutti i giornali di Noemi e Bocchi. Riprendono questa ragazza dandola per certa. Per me era un modo per dire: vedi, adesso è capitato a te. Lui mi dice: non so chi sia, me l'avranno presentata ad un circolo di padel, forse mi ha chiesto di fare una foto con i bambini. Lui era molto sicuro, sincero. Io chiamo mia madre, le chiedo se può venire a casa e lì ho un crollo. La mamma di Ilari conferma: mai vista piangere così. Ilari aggiunge: lui aveva giurato davanti a me e ai figli che era tutto inventato. Lo giura? Ilari piange senza sosta. Poi Ilari parla della smentita a Verissimo. Lui mi aveva detto: vai, puoi dire quello che vuoi. E così io sono andata lì come un kamikaze a bomba. Rivedendo quelle immagini, adesso mi dico: sono stata una cretina. Ho dato delle merde ai giornali. Ero sicura, pensavo fossero illazioni e volevo arrivasse il messaggio. C'è uno stacco sulla sorella Silvia che dice: allo stadio andava anche con Christian, era impensabile. Che fai? Vai allo stadio e ci porti l'amante? Ilari rivela il fatto che Totti le dice che per risolvere tutto devi chiudere con la tua amica Alessia, cambiare il numero di telefono, cancellarti da tutti i social e smettere di lavorare. A questo punto io gli dico: io Francesco scelgo me. Non è questo il modo di recuperare le cose. E lui l'ha vissuta come un non tenere a lui, non tenere alla famiglia. A giugno incontro un paparazzo che mi voleva parlare e mi dice che aveva una foto. In una jacuzzi c'erano Francesco, un nostro amico, e una donna bionda. Conosco bene quella jacuzzi di Monte Carlo, sapevo che Totti era lì. Anche lì gli chiedo spiegazioni e mi dice che era una signora straniera. Era freddo, sicuro, molto convincente. Per Roma giravano le voci, in sostanza aveva una doppia vita. Roma sapeva, ma a me nessuno mi ha mai riferito qualcosa. Chi si mette in mezzo a una famiglia così grande e simbolica? A fine giugno Isabel torna da un pranzo con il papà piena di giochi. Le chiedo chi le avesse regalato questi giocattoli. Mi dice: amichetti nuovi, mi dice il soprannome di questa bambina e anche il nome del fratellino, e io li associo ai figli di Noemi. Inizio a unire i puntini. E coincideva tutto. Finalmente avevo la risposta. Non potevo credere che l'uomo che è stato accanto a me per 20 anni, che ha sempre detto che senza di me non poteva vivere, avesse fatto una cosa del genere. Mi sono sentita stupida. Ho provato delusione, schifo, rabbia. Ma più leggera, perché non avevo più i sensi di colpa. Poi la scelta di indagare Francesco. Lui aveva una cena, chiamo Giorgia, trovo l'indirizzo di questa ragazza e vediamo la sua macchina parcheggiata. Lì abbiamo capito tutto. Nel correre ed andare via, mettendo la retromarcia, ho preso in pieno un albero e poi ho preso un investigatore su Milano perché a Roma avrebbero potuto mettere qualcosa e proteggere Francesco. L'investigatore dice: Francesco. Scusate, Ilari dice: Francesco mi dice che va a cena con Isabel al ristorante, ma io sapevo che non era così, non avevo tutte le prove. L'investigatore si è fatto sgamare. A questo punto l'investigatore dice: aveva una sentinella. Ilari aggiunge: la sera prima mi cercava sessualmente e io ovviamente no. Poi il giorno dopo lo metto all'angolo e dice che era solo una frequentazione. Era bravo a dire cazzate, ora lo posso dire. Mi ha umiliata come donna e come madre. Voleva scrivere nel comunicato che aveva fatto di tutto per salvare il matrimonio, ma a me non andava bene perché non era la verità. Ilaria a questo punto racconta l'addio di Totti alla villa dell'Eur. Lui non aveva ancora lasciato la casa, faceva su e giù, non aveva orari. Era a Dubai con lei e poi tornava a casa. A quel punto, per la serenità dei figli, gli do un ultimatum. Lui voleva andare in crociera con i ragazzi e Noemi e degli amici. Io non ero d'accordo, soprattutto per Isabel. Poi però gli dico: ok, vai, ma al ritorno esci di casa. L'11 gennaio lui se n'è andato. Ilari racconta anche degli orologi e dice che ha preso solo i suoi e quelli che lui le aveva regalato. E poi ancora delle borse firmate che non trovava più nella casa e che poi dopo ricorda di un soppalco o di uno sgabuzzino in un punto lontano della casa che
che in un primo momento era chiuso, ha chiamato il fabbro, ha aperto questa porta, e quindi tra questo ripostiglio e il soppalco trova le borse che erano state nascoste lì. Le parole finali di Hillary, sempre commossa, sempre in lacrime, dice: i 20 anni per me ci saranno sempre e non li puoi cancellare, sarebbe stupido. È stata una bella storia d'amore e un matrimonio felice, non rimpiango nulla. È la modalità di come è finita. Mi aspettavo che si prendesse le sue responsabilità e che mi dicesse le cose guardandomi negli occhi. Ha mentito fino alla fine. Bisogna anche superare le cose, però. E per questo il documentario finisce con una battuta: se riprenderei quel caffè, sì, e farei pure altro a questo punto.